Riprendiamo con il nostro Pinocchio. Allora, ero un attimo arrivato qua per vedere la strada, perché da un bel po' che non ci giochiamo. Nel mentre si è buggata la... solo la musica. Ah no, aspetta, però è il macinino che faceva la musica. Può essere che sia impastata la signora. Vabbè, siamo morti e va bene, però. Ok. Signor, allora, piano piano, Signora. Let's have an encore performance of Pain for the red actress Adelina Corday. I dedicate this performance to my sister Adelina. Faccio pure io lo spadaccino del giro intorno, signori. You stole my sister from me, rotten puppets. No, troppo vicino. Blocca. Scream a requiem for me, if you would. Me la devo giocare piano piano, signore, abbiate pazienza. No, cazzo. Io non ci avevo manco beccato sta. Ah, te ne affanculo. Che cazzo. Non mi sta girando la testa, signor, però cazzo. No. Oh, fermate! Che cazzo è? Partita con gli affondi a cazzo di cane. Grazie Bodamburos, grazie per i 27. Bene, signor, piano piano però, Sto a fare tutto sto cazzo di bordello, poi mi dai un affondo dietro l'altro, se c'è un macello. Madonna. Madonna però. Un'accusa. No, perché è veloce, poi là aveva preso della sportiveggianza. Aspetta, mo gliel'abbiamo spaccata la spada, o no? Sì. È comunque incazzosa. Andiamo sul sicuro, magari. Ma non si stona? Ah, no, il culo. Oh! No, forse è fatta apposta la cosa.
Dai, che ero uscito quello rosso, cazzarola. Grazie, Michelon. Non voglio rischiare. Se ci è uscito il Perry. Cazzo, però mi stiamo a fare 600 Perry, ma se è stonata una volta sola, sta rincoglionita. Fallibile nel Perry. Fanculo, ma dimmi tu. Medaglione della dama bianca e maschera. Ok, dai. Quanto serve, tra l'altro? Ok. Va bene, va bene. Ci ha aperto quella porta, tra l'altro. Allora, andiamo a vedere cosa abbiamo raccattato. L'anello della dama bianca e la maschera. Vabbè, la maschera... La maschera da piccione indossata dalla dama bianca. L'uccello perse la voce ma sognava cieli azzurri. Quel giorno fu un tragico incidente per tutte le sorelle. La ragazza che perse la sua voce d'oro divenne una persecutrice invece che una cantante d'opera. Sì. Come ci sta la maschera? Non benissimo. Aspetta, andiamo a vedere pure l'anello. No, è il medaglione, è vero, il medaglione, non era l'anello. Un piccolo medaglione donato in segno di commemorazione contiene il ritratto di una bella donna vestita di rosso. Le sorelle si sono scambiate i medaglioni in segno di amicizia. La sorella minore era contenta. Per stare sempre insieme sul palcoscenico dei nostri sogni, la tua amata sorella Adelina. Ok. Allora, eventualmente, cerchiamo di non morire qui. Lì c'è qualcosa da raccattare, quindi... Andiamo a vedere. Dovremmo avere anche l'occasione e l'opportunità di sbloccare una scorciata. Ah, lì c'è un falò, diciamo. Ok, leggiamo anche questo. Caso della tenuta delle rose, rimasto un mistero. La città di Krat ha deciso di interrompere a tempo indeterminato le indagini sul disastro avvenuto alla casa della carità Monad, nota come la tenuta delle rose. Questo per evitare lo scompiglio causato dalla diffusione su larga scala del morbo pietrificante. Finora non è stato confermato alcun superstite. Il morbo pietrificante è un'epidemia mortale, ma questa diffusione massiccia non ha precedenti. Le autorità che hanno disposto la quarantena ipotizzano che il morbo pietrificante abbia causato la nuova mutazione. La casa della carità Monad, un collegio per i ragazzi dei bassi fondi, fino a poco tempo fa ospitava la famiglia fondatrice Monad, molti studenti e rifugiati. È stato confermato che il capo degli alchimisti, Valentus Monad, è deceduto nella catastrofe e questo avrà ripercussioni sugli alchimisti. E l'alchimista chi l'ha vista? Allora, qui c'è qualcosa da rubacchiare, di una verità, no? Me lo sarei aspettato. Allora, adesso che abbiamo anche la maschera del piccione e quindi nulla ci può fermare, abbiamo la possibilità di sbloccare questa porta che sblocchiamo, ma non necessariamente dobbiamo passarci, visto che probabilmente ci fanno il culastrice. Però vado a raccattare questo qui. Ok, e poi no, venga qui, non andare lì dove ci stanno i nemici, per piacere, che là mi rompono il culo, grazie,
sempre meglio evitare. E guarda, io onestamente quest varia ed eventuale, pure là la chiave che mi avete detto, cioè mi ricordo che c'avevamo qualcosa che potevamo sbloccare, ma poi mi sono, cioè non riesco a ricollegare dove, quando e perché. Allora, prima di attivare lo Stargazer. Cazzo, ma stiamo sempre dal lato sbagliato, ma è possibile? Ma no, questa non è possibile, la strada che avevamo fatto prima. Mi sembra discretamente strano, perché qui dovrebbe ricondurre a quelle strade che avevamo fatto prima. Qua non c'eravamo venuti dove era già chiuso. È necessario farci queste domande? No, andiamo di qua. Anzi, andiamo prima a livellare. Cioè, c'è un livellino? Ah, la cosa degli zecchini, va bene. Se poi vi ricordate dov'è che stava quello dove dovevamo sbloccare le chiavi, magari se me lo dite così ci andiamo, ci proviamo. Perché non... Aspetta. No, quello degli zecchini ci abbiamo parlato poi, ok, va bene. Qua mi sa che pure mi dobbiamo fare. Grazie, cara. Credo un livello ci possa uscire. Qua eravamo un attimo in dubbio per le armi, signori. Eravamo veramente in dubbio per le armi. Quindi nel mentre io magari metto uno e uno. Sì. 5 e 6. Quindi me ne mancano 2 e 2. Scusa. Così. Aspetta, signore, che fa? I'll use my power to help you. Aumentiamo il livellazzo pure di vigore. Vabbè, che al coso degli zecchini possiamo eventualmente rimodellare il tutto, perché io all'atto pratico sto usando questa qua, che scala uguale su tecnica e forza motrice, e ok, quindi non è sostanzialmente un problema. Questo qua scalava su tecnica, noi abbiamo spinto su forza motrice, quindi insomma. E poi ultimamente stavamo provando a usare anche questo, che scala su tecnica, quindi per ora andrebbe anche bene quello che stiamo facendo adesso. Ci sono queste un po' più pesanti che scalano su forza motrice, ma... Onestamente mi sto trovando meglio con quelle veloci, quindi dovrei rispeccare e mettere quello sul 5-6-84. Madonna che sta a guardare gli spicci, signore, e dai. Facciamo stamina, che la stamina la usiamo per il vigore, lascialo fare. Ok, arrivederci, cara. Ok, là ci stanno le palle. Mi sa che stava sopra la porta, no? Aspettiamo che passa la palla. Cori, cori. Oh, bravi, dai. Dai. Però ne sia valsa la pena. Prova del giorno, anche un nobile chierico maledirà Dio se gli strapperà le unghie. Questo è il secondo volume che troviamo, se vi ricordate. Fiducia e verità sono una cosa sola. Alla fine del cammino delle stelle vi condurrà alla grande vita eterna. Ma noi queste cose non ci possiamo portare, no? Vabbè. Ci segniamo solo le frasi. Se le segna, perché non me le ricordo. Se le segna lui.
Amuleto del gatto nero e abbigliamento da caccia dello spazzino di mostri. Allora, vediamo l'amuleto del gatto nero, che in realtà dovrebbe essere uno di questi. Cosa fa? Riduce i danni da caduta. Ok, un amuleto equipaggiabile su un burattino. Sul simbolo si possono imprimere informazioni sui ricordi di tutto il movimento tramite i poteri speciali. La caduta offre una morte uguale per tutti. Tuttavia, con la fortuna del gatto si può scherzare con la morte. Ok. Vai, vediamo. Canale sotterraneo via Isabella. Sì, sì, andiamo a via Isabella. Andiamo a vedere le prossime badilade che prendiamo. Salve, giovanotto. You're walking about Julian, il gentiluomo. You must be a stalker. Can I ask you a favor? Tu puoi chiedere, my wife's body lies on Rosa Isabel Street. There was a fire and I couldn't reach her through the flames. I know she's gone, but I hate to think of her just lying there. Would you bring me her belongings? Then I'd have something to remember her by. Vabbè, gli diciamo di sì, poi se ci capita, ok. Thank you. Small kindnesses like this give me something to cling to. Her body is on Rosa Isabel Street. She used to look so beautiful in her black dress. I miss her so much. Every day is harder than the last. Please, bring me her belongings. E her body is on Rosa Isabel Street. Ok. I miss her so much. Va bene, va bene. Allora, strada per noi è questa. Allora, la parte di là, poi penso che ci dobbiamo, ci risbuchiamo in qualche modo. Quelli, scusate, giovanotti. No, magari miramolo. Quell'altro, vabbè, quando cade magari ce ne occupiamo. Ma che fa? Lancia le pietre. A pezzo di merda. Si vede, non è così buio. E probabilmente lì ci sarà qualcosa, però con l'amuleto del gatto se può fa, ma prima voglio vedere qua. Cioè, nel caso con l'amuleto del gatto là ci si può arrivare. Cioè, forse, non è che non, se devi morire muori, l'amuleto del gatto per le cadute, ma se è una zona dove non devi andare muori uguale. Però là, secondo me sembrava anche papabile come zona. Salve. Questa troia. Merda. È cattiva. No. Ah, ok. No, ho cliccato due volte, pensavo che... No, così. Ma che te pare? Grazie Marco! Grazie per i 39. Aspetta. Ok, grande. La troia, puttana. Ma pur sti rincoglioni di merda ci rompono il culo, ma te pare? Io non riesco a attaccare. Vabbè. Ma te pare un po'.
squadra che non può. Abbiamo usato praticamente tutti i nostri averi per sto burattino. Non benissimo. Perché adesso non andiamo da nessuna parte. A meno che non sblocchiamo la scorciatoia, che potrebbe essere qui intorno, perché avevo visto quelle scale, quelle signore. Potrebbe essere qui intorno. Linea teorica. Cazzo. Pesantissimo. Merda. Mo qui intorno devo capire se sta di là o qua. Fatemi dare un'occhiata qua. Merda. Aspetta, buon uomo. Aie. Ah no, eccola là, eccola là, eccola là. Dovrebbe essere la scorciatoia, no? Sì. Ok. Ed è cosa buona e giusta. Potrei anche curarmi direttamente e poi ritornare qua. Sì. 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 Ci ristanne signore e le kamikaze, però. Calcolando che abbiamo perso tutte le fiaschette, io continuo a chiamarle fiaschette e così. Ok. Va bene. Attenzione alla fessa della mamma del cacciatore e mortacci sua. Non si è attivata la signora? Ancora? Ah, ancora no. Aspetta, la dobbiamo far attivare bene. E dai. Oh, due. C'aveva dei ripensamenti. Capisco perché comunque andava incontro a una brutta fine, però. Era il suo mestiere. Aspetta. Che mi è venuto il dubbio. Ah, ok. Non si sa mai, eh. Con tutti ho detto c'era. Siamo lasciati quella parte dove probabilmente ci arrivavamo col gatto. Col posto del gatto. Ah, c'è una palla che sicuramente ci farà del male. Ci darà fuoco. Ma potrebbe anche aiutarci ad eliminare tutta quella gente. Eventualmente. Salve. Merda. C'è un altro dietro. C'è un altro dietro, lo so, ma devo fare una alla volta. Schivata. Ok, recupera stamina. Dattena curata. Bravissimo. Anche meno. Allora, attenta al piccoletto, che quelli sono cazzosi. Senza ombra di dubbio, figurati se stava da solo. Per carità, questi riesci a colpire bene, ma se te piano loro, ti piano pure bene, eh. Quindi. Guarda la puttana.
cattivissimi. Struttura pesante Hulk, che dovrebbe essere una di quelle che possiamo montare qua. Allora, tasso di riduzione dei danni fisici, quella che abbiamo adesso, 20 e 10, e pesa 13. Questa pesa 3 di più e vabbè, ci protegge 24 e 3, ma il peso come siamo ancora leggeri, tra virgolette, va bene, ci può stare. Dovremmo livellare anche un pochino la cosa del carico. Qui. Ah, partiamo proprio dalla fine, dalla discesa. Found it, the black dress. La signora, sì. It's just a puppet? What on earth is going on? Fede nuziale, vabbè, questa la riportiamo al tipo. Prima di andare a morire male lì dove c'è il fuoco, diamo un'occhiatina anche qua. Ma può essere messo al dito della sposa insieme alla benedizione. Purtroppo il corpo di lei divenne freddo prima di poter ricevere l'anello. Allora, ci sono più opzioni di strade. Questa naturalmente è chiusa. Ci proviamo perché lui la scossetta. Ah no, non è chiusa. Ah, è vero, perché qua riprendiamo dalla parte. Ok, ho capito dove stiamo. Ho capito. Ok. Era prima di entrare al quella strada che abbiamo fatto, dove poi si entrava all'hotel e c'era la tipa kamikaze e andavamo a alla burattina sciabolatrice. Ok. Allora, fammi capire dove mi posso imboscare. Sono finite le palle. Ah, peccato. Cioè, nel senso, se continuava a tirarle, magari ce la svangavamo. Cazzo, no, pensavo ci avessero il fucile normale. Questo è un po' più un problema. Aspetta. Ok, bene. Gracias. Allora, c'è quello che spara, ma non sarà naturalmente solo. Proviamo. Guarda. Gesù. Cazzo, burattino pagliaccio pazzo. Porca puttana. Merda. Quando vedi che parte qua a barra della vita, va a finire male. A burattino devi venire qua perché... No, cazzo, che te sei portato pure amici. Mortacci tua però, eh. Gesù. Allora, a me mi dà più fastidio sta proprio della mignotta. Merda! Cazzo! Vattene! Avino! Si è incastrata alle casse. Si è incastrato alle casse. Mo' conviene passare. Sto cazzo conviene.
Aspetta, diamo l'anello al tipo prima. La troia. Oh, my Melody. This is her wedding ring. Si è incastrata alle casse. Our marriage should have been filled with joy. I failed you, Melody. I'm sorry. I should have mentioned she's a puppet. But she was real to me. I saw a shining soul inside her. Others laughed at me, but I knew the truth. I knew that she was in love with me too. Maybe I'm crazy though. Who ever heard of a human and a puppet in love? Mentiamo. Melody. My Melody. Your words were everything to me. She was my guardian angel. The reason I survived the Krat disaster. Even puppets have hearts, do they not? Perhaps all we need is something that helps us perceive what they're feeling. Poi proviamo, yeah. Sorry. I ramble when I get upset. Here's your reward. I think you deserve this ring more than I do. I'm more than happy with Melody's belongings. I wish I could offer something more, but this is all I have. Please, remember the love Melody and I share. Fede nuziale è triste. L'ergo sta. Che sta a fare, ergo? E vediamo cosa c'è in più adesso della fede nuziale. Niente. Purtroppo. No, non cambia granché. Allora, vediamo se riusciamo a recuperare le anime lozze. Aspetta tu cazzo. Perché pure se ci sta il coso da più avanti. Vediamo. Perché se abbiamo i nemici che ci inseguono. Adesso possiamo morire in pace. Magari anche meno. Anche meno. Aspetta. Buon uomo. Fatemi capire un attimo. Beh, stilisticamente è bellissimo però, eh. Troia. La Madonna però. Vabbè. Bello, è bello stilisticamente, un po' cattivo, ma ci sta. Allora, vabbè, adesso naturalmente cerchiamo di eliminarcelo. Non è che lo lasciamo lì. Queste sono le animelle che ci ripiamo, magari prima di farci riammazzare. Recuperiamo un po' le cose che stanno qua in giro. Qua
strada dovrebbe essere chiusa da sto lato. Sì. Vediamo un po' sta piazzola e poi ritorniamo dal tipo. Leggiamoci anche le iscrizioni. In onore della signora Sherazani, regina dell'alta società e promotrice delle arti. In memoria dei giorni più felici per la nostra famiglia, grazie alla sua presenza, mi manca ancora Camille. Queste stradine qua è chiuso e non c'è niente da recuperare. Va bene, va bene. Vabbè, no, però. No. È permesso? Vediamo un po' acciaccati, però va bene uguale. Ah, però, che finezza. No, questa è sempre quella che c'è spaccato. Ah no, quella era senza. Scusa. Sfiducio. Che stile, che stile. Visivamente è uno spettacolo comunque. Scossina. Io sopra e sapere un piano sì. Anche meno. Bravo, bravo. Questa, la mira prima di tutto, ci mancherebbe altro. Perché... non si venisse a dire che fino a qui. Allora, vediamo prima quest'ala. Vediamo l'altra. C'è il piano di sopra. Vabbè, facciamo un piano alla... Aiacca la puttana, però, eh. Però non si fa così. O figurati se questo non c'è spacca il culo. No, mo non entri. Mo entra. Mo che ci sta quell'altra. Vaffanculo. Aspetta, fammi eliminare una alla volta. Qua che... alla volta. A posto. Pessa di tua mamma. Ci piglia pure attraverso i go. Ah, ma non proprio ce l'ha smaterializzato. Merda. Cazzo, comunque non faccio un cazzo di danno, eh. Aspetta, signor. No. Ah!
Cristo. Più che altro è lenta come cosa. Gesù Christian. Non si sa mai. Ok. Dai, cazzo. Questa sembra ancora più cattiva, eh. Non vorrei di niente, ma... del controller adesso devono resistere. Cazzo, non morimo, Vino. Fessa da mamma da. Bello. Aspettate, fatemi cambiare batteria, eh. Allora, come detto, qua sotto ci stanno le catacombe, penso. Non lo so, poi vediamo. Intanto vediamo che riusciamo a raccattare. Ok, lama del piccone esplosivo. Come questa... Il piccone. Scala in forza motrice, quindi penso che sia bello pesante. Direi. È troppo lente. Troppo lento. Fa un bel danno, cazzo. Ma questa faceva ancora più danno. Ma sono veramente troppo lente queste. Possiamo provare un pochino, ma... Poi provare qua significa morire male. Per la leggendaria attrice Adelina Cordai. Anche chi ne invidiava la fama amava le sue canzoni. Sempre stiamo al lato sbagliato. Io purtroppo con le armi lente non mi trovo. Non riesco... Cioè, gioco le armi veloci. Spacca nel culo, figura. Ok, l'altra ala mi sa che non l'abbiamo vista. Qua c'è sta il lampadario che fa a destra e a sinistra per farci cadere. Ah, ma là c'è boss fight. Penso proprio di sì. E per arrivare alla boss fight devi anche morire male così? Vabbè, anche meno però.